Bene. E a calcetto stasera? Sì, siamo 11. Possiamo essere 11. E perché? È perché così le squadre sono squilibrate, perché ne esce una da 6 e una da 5. E quindi come facciamo? E per essere equilibrate bisogna essere un numero pari. Cioè pari? I numeri pari sono quelli divisibili per 2. Sono i numeri che terminano per 0, 2, 4, 6 e 8. Tipo? Tipo 12 e 66. E quindi come facciamo ora a essere pari? Se adesso giro qua ho l'arbitro. Ragazzi, cosa dobbiamo arrivare a dare per il suo compleanno? Ho visto quel videogioco che costa 57 euro. Ma siamo in 3. Vabbè, ma guarda che 57 si può dividere per 3. Perché? Il numero divisibile per 3 se la somma delle cifre è un multiplo di 3. Infatti, 57, se sommi le sue cifre, ossia 5 e 7, ottieni 12, un multiplo di 3. Faccio degli esempi. 111 è divisibile per 3 perché 1 più 1 più 1 è un multiplo di 3 perché esce 3. E anche 72 perché 7 più 2 fa 9 più un multiplo di 3. Ma scusa, 23 per esempio non si potrebbe dividere per 3? No, perché infatti la somma delle sue cifre fa 5 e non è un multiplo di 3. Quindi infine il totale del regalo a testa è 19 euro. Ciao ragazzi, che facciamo stasera? Ragazzi, stasera siete da me, ho già preso 20 roll al sushi. Ah, siamo in 4, quindi 5 a testa vanno bene. Eh sì, 5 a testa vanno bene. Ehi raga, cosa fate stasera? Stasera siamo a casa mia, ho preso 20 roll al sushi. Ah, perfetto. Ma 20 roll sono troppo pochi per 5. In effetti 20 diviso 5 fa... Fa 4, quindi sono 4 roll a testa. Sì, sì, 20 divisibile per 5 perché finisce con 0. E quindi quante ne aggiungiamo? Va bene, aggiungiamo 5 così vengono 25. Sì, 25 si può dividere per 5, finisce con 5. Sì, va bene, potremmo aggiungere anche 10, così fanno 30 e sono 6 a ciascuno. Vabbè, l'importante è che il numero totale di rolls finisca con 0 o con 5, perché sono questi i numeri divisibili per 5. E come faccio a sapere se un numero è divisibile per 6, 7, 8, 9, 10? In tutti gli altri casi basterà fare la divisione e vedere se dà resto 0.